Il viso di Gio si avvicina ancora di più al mio. Tu non lo ami più, Marco. Sebastiano deve diventare un bel ricordo. Che brutta persona che è Marco anche in questa fanfiction. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, oggi faremo un video un po' diverso perché oggi andrò a leggere una storia a puntate veramente importante, sarà un video veramente di grande cultura. Leggerò una meravigliosa fanfiction che è stata scritta su di me, Gio e anche Soul Mafia, quindi veramente sarà un video super trash. Comunque, prima di iniziare, mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate e già che ci siete, visto che l'altro giorno è uscito il mio nuovo music video sull'altro canale, ve lo lascio qui. Qui andatevi a vedere anche il mio nuovo music video che è bello bellissimo, c'è anche elicottero. Quindi davvero andatevelo a vedere perché spero vi piacerà. E se non siete iscritti ancora al mio canale di musica, correte a farlo. Iniziamo subito con questa fanfiction perché è davvero bella bellissima. Allora, vediamo, adesso la cerco. Ah, devo scaricarmi l'applicazione che... A few minutes later. Allora, questa meravigliosa storia si chiama Dance With Me, Sebastiano Serafini per Soul Mafia. Noto che nella foto posso assicurare che non siamo io e Marco, credo. Non lo so sinceramente perché, sapete, da ubriaco faccio cose che poi dimentico. Allora, Dance With Me, Sebastiano Serafini e per Marco Ferrara. Vi ricordo che su questo canale avevo già fatto la recensione di una fanfiction che è arrivata addirittura a 16 parti, che è E se Tokyo fosse la vera città dell'amore. Andatevi a leggere anche quella che non vedo l'ora di vedere la fine, mi ricordo la parte del tiramisù. Comunque oggi sarà il video sulla fanfiction di me e Soul Mafia. Leggiamo l'introduzione di questa storia bellissima, ragazzi. Sebastiano è un ragazzo italiano con una carriera da modello e cantante in Giappone. Decide di trasferirsi momentaneamente in Corea del Sud per affinare le sue conoscenze sul mondo dello spettacolo asiatico. Qui inizia a frequentare dei corsi di danza alla One Million. Io assolutamente non so ballare, quindi vabbè, spero che in questa fanfiction almeno imparerò a ballare. Dove conosce Marco, un ragazzo italiano che come lui aveva debuttato nel mondo dello spettacolo, ma i due non vanno molto d'accordo. Erano le 18 e l'aereo dal Giappone era appena atterrato in sud della Corea. Sebastiano non era molto stanco, visto che il viaggio era stato breve, ma aveva comunque voglia di rilassarsi e riposarsi su un comodo letto. Appena mise piede fuori dall'aereo, dovette coprirsi il viso con il dorso della mano a causa di una fredda brezza autunnale. Cioè, fammi pensare come posso coprirmi il viso così, così, tipo così. Tuttavia non gli dispiaceva. No ragazzi, io vi assicuro che adoro coprirmi dalla brezza autunnale con le mani. Proprio vado sempre in giro così, infatti l'autunno me lo dicono tutti. Questa tra l'altro è una posa molto conosciuta tra le modelle giapponesi, perché questa è proprio la posa Mushiba pose. Praticamente è come Mushiba, vuol dire carie, quindi è la posa a carie. Quindi tu ti copri la faccia così che sembra che ce l'hai più fine. Finite le varie procedure di sicurezza che si fanno di solito negli aeroporti, iniziò subito a consultare un taxi. Consulti un taxi? Che lo avrebbe poi portato nella zona del suo appartamento. Dopo essersi informato, ragazzi, la parte del taxi è davvero descritta nei minimi particolari, eh? Capì che c'erano due tipi di taxi, uno per i turisti, quindi per le persone che non parlano bene il coreano, e uno per le persone coreane. Sebastiano, nonostante non fosse madrelingua, aveva comunque imparato qualcosa su quella lingua, abbastanza per permettergli di sopravvivere, e decise quindi di mettere in pratica tutto ciò che aveva studiato, scegliendo il taxi per le persone con una maggiore padronanza di coreano. Questa storia è sempre più intrigante. Arrivato finalmente a casa, dopo aver sistemato sommariamente le sue cose e dopo aver ordinato qualcosa da mangiare, decise di contattare la persona che lo aveva seguito per aiutarlo a frequentare i corsi di danza alla One Million. È noioso stare da soli, ma almeno mi informavo sugli orari e sul programma delle lezioni. E dai, rispondi, disse mentre ascoltava i beep provenienti dal telefono. Oh, ciao Hyung! Chi è? Sono da poco arrivato e sì sì, piacevole il distretto di Gangnam. Ok, allora verrò lì domani, va bene, ciao. Andiamo avanti. Dopo una breve conversazione con il ragazzo responsabile, Sebastiano decide che forse era meglio per lui riposare un po'.
Marco, sei già qui ad allenarti? Chiese un... Ah, no, non l'ho chiesto io, scusate, l'ha chiesto uno dei ragazzi della crew. L'italiano annuì sorridente. L'italiano sarebbe Soul Mafia, eh? E poi qua gli chiede uno. Capisco, senti, tu sai del rumor di un nuovo ragazzo italiano che si potrebbe aggiungere al gruppo? Mamma mia. Marco era seduto a bere qualcosina, dopo aver sprecato molte energie. E dopo averci riflettuto su, scosse la testa in segno di negazione. Non so niente, però sono super felice di conoscerlo. Sorrise emozionato. Già mi immagino Soul Mafia quanto sarebbe emozionato di studiare con me alla One Million. Questa volta non chiedere però se ha portato con sé le gocciole, ridacchiò il ragazzo coreano. Ma cosa c'è di male? Vuoi fargli fare la fine di quella ragazza che si sentì quasi obbligata a portarti un pacco di gocciole visto che tu eri il suo tutor? Va bene, starò buono questa volta. Intanto, tra una chiacchierata e l'altra, ecco che entrò nella sala un altro ragazzo. Era alto, magro, quasi interamente vestito di nero e aveva un enorme ciuffo di capelli che gli coprivano gli occhi. Ma chi potrà mai essere questo ragazzo? Per tutte le pannocchie, sembra che si sia già travestito per Halloween, esclamò Marco ridacchiando. Ma che stronzo! Convinto che il nuovo arrivato non potesse comprendere l'italiano. Ma poi scusa, lui parla in italiano con gli altri coreani. Vabbè, boh, saranno tutti bravi. Non mi sono vestito per Halloween, mi sono perso, disse quest'ultimo guardandosi intorno. E invece di dire cose a caso, visto che sei italiano come me, non potresti aiutarmi a trovare la sala prove secondaria? Questa è la sala secondaria, congratulazioni per averla trovata, anche con quella mega frangia davanti agli occhi. Sussurrò l'ultima parte per non farsi sentire. Che brutta persona che è Marco anche in questa fanfiction. Intanto il ragazzo coreano, che aveva intuito qualcosa, andò vicino al nuovo arrivato e si presentò. Tu devi essere il ragazzo italiano di cui ho sentito parlare. Comunque, piacere. Io sono Kim Woo-jung. Io sono Sebastiano Serafini. Piacere. Poi si spostò appena avvicinatosi al ragazzo italiano. E tu come ti chiami? Pannocchietta? Sono Marco. Marco Ferrara. E non chiamarmi Pannocchietta. Lo guardò male prima di allontanarsi di nuovo con lui. Ragazzi, che storia veramente interessante questa fanfiction. Sono arrivato alla fine del primo capitolo. Non vedo l'ora di vedere come andrà avanti questa storia meravigliosa. Tra l'altro, scorrendo questa storia, ho scoperto che c'è un'altra storia di May Soul Mafia. Questa qua, Love Who Loves You Back. Penso che sia anche il titolo di una canzone di Tokyo Hotel, se non mi sbaglio. Comunque, vabbè, leggiamo solo l'introduzione. Poi, Marco, se vuoi che leggiamo questa fanfiction insieme, la leggiamo. Ci sono tre capitoli, abbastanza lunga. Però leggiamo solo la premessa. Mi ha sconvolto di nuovo la vita, dico ad alta voce e Gio si girò a guardarmi. Tu gliel'hai fatto fare, mi rimprovera. Te l'avevo detto di lasciarlo perdere. Ogni volta che c'è Sebastiano di mezzo, tu cambi, diventi diverso. Sei cupo, triste, non sorridi più. Non mi piace, Marco, non ti fa bene. No, no, quanto pathos che c'è in questa nuova fanfiction, secondo me promette bene, eh. Mi carezza la mano. Un singhiozzo mi sfugge dalle labbra. Io non ne sono capace. E poi Gio gli risponde: sì che sei capace. Hai solo paura di rimanere da solo. Ma è naturale, sta tranquillo. Ci sarò io accanto a te. E se fossi ancora innamorato di lui? Questa domanda mi tormenta da un sacco di tempo, sin da quando avevo cominciato a guardare Gio con occhi diversi. Il mio cuore appartiene a Gio, la mia mente è combattuta tra i miei ricordi che ho della mia relazione con Seba e la nuova avventura che ho paura di affrontare. Ho paura di dare a Gio false speranze. Ho paura di diventare esattamente ciò che è stato Sebastiano per me. Il viso di Gio si avvicina ancora di più al mio. Tu non lo ami più, Marco. Sebastiano deve diventare un bel ricordo. Chiudo gli occhi, cullato dalla sua bella voce. Però devi essere tu a permettermelo. Ragazzi, vabbè, sono stato frenzonato anche in questa fanfiction. Comunque, ho finito di sproloquiare in questo video. Continuate a scrivere queste fanfictions. Mi piacerebbe una storia fantasy con me come personaggio, comunque. E fatela che magari verrà usata in un mio music video. Scrivete la storia di un mio possibile music video su questa applicazione, così la leggo e magari ci farò una mini storia, non si sa mai. Ditemi che cosa ne pensate di questa fanfiction, spero vi abbia divertito. Noi ci vediamo al prossimo video
e per concludere questo video in bellezza, siccome è uscito il mio nuovo music video, vi lascio delle immagini del nostro video backstage e mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, andatevi a vedervi il music video di Miracles. E a proposito di Miracle, che è una canzone che ho fatto in collaborazione con i DNR, vorrei dirvi che i DNR non hanno smesso di suonare, anzi sono appena tornati con una cover di una canzone molto bella, che non vi spoilerò quale, quindi chi volesse ascoltare i DNR andatevi a cercare DNR Official e potete trovarvi la nuova canzone del mio ex gruppo, che comunque siamo ancora in buonissimi raccordi. Un mega abbraccione da Sema e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao! Buongiorno, eccoci che siamo in macchina con Robbo, Martina e Ericottero. Senza make up. Cosa facciamo oggi, Erico? Andare a mangiare, bere. Bere? Facciamo shooting. Il momento del make up. Quello che ho capito, musica puoi mettere lentamente, lento? Sì. E poi quindi seguire bene facendo movimenti più saliti. Ma Erico, che bel vestito! Ma come stai bene? Ma di chi è? Lorenzo Serafini. Vabbè, ringraziamo Yux per i vestiti del music video di oggi. Se volete andarvi a vedere il loro sito, hanno un sacco di cose bellissime, come questa giocca, quindi andatevi a fare un salto. Com'è andato il music video? È molto particolare. Sì. Cioè, semplice, ma ci sono effetti... Questo in realtà è il secondo videoclip che giriamo, però questo mi sa che uscirà prima. Ah, prima lei? Sì, questo esce tipo, appena è pronto, forse tra 2 o 3 settimane. Vabbè. Yes, boy. Sì, vabbè, quando vedrete questo video sarà già uscito, quindi vabbè, spero che vi sia piaciuto il music video. Se non ve lo siete visti, andate sul mio canale di musica a vedervelo.